si arriva l'autunno, cambiano notevolmente i colori del bosco, cambiano notevolmente e virano verso il rosso, verso il giallo e lasciano il verde alla primavera che arriverà. Anche i frutti però ci sono e hanno colori molto diversi dai frutti che noi raccogliamo durante il periodo estivo. Questo frutto che non vediamo è il nespolo, Mespilus germanica, che abbiamo avvicinato a noi utilizzando questo strumento. Questo strumento è il terzo braccio, così lo chiamano i butteri della Maremma, tant'è vero che è un ricordo dell'alberese. Con questo uncino, quindi il terzo braccio dei butteri, mi sono avvicinato un ramo di nespole. Le nespole, dice un detto dei tempi passati, al tempo delle nespole piangete perché è l'ultimo frutto dell'estate. Le raccogliamo in queste condizioni, quando ancora non sono completamente mature o ammezzite, perché questo processo, cioè la maturazione del frutto, avviene tenendole dentro un contenitore per un certo periodo di tempo. Si mangeranno solo ed esclusivamente quando sono ben mature. Quindi nespolo, Mespilus germanica, quindi un frutto sicuramente dell'autunno, ma direi un frutto dell'inverno, perché questi frutti sono proprio gli ultimi che vengono a maturazione. Riprendo ancora con il nostro terzo braccio dei butteri maremmani questa pianta, questo ramo, e raccolgo con una certa così anche foga, perché non vedo l'ora di finire di raccoglierle, dal momento che, essendo umide, mi sto anche bagnando. Ecco, queste sono le nespole, poi le porteremo in uno spazio diverso e racconteremo come si devono utilizzare nella nostra gastronomia rurale, nella nostra gastronomia del bosco. Le nespole che abbiamo raccolto utilizzando anche il terzo braccio dei butteri maremmani le abbiamo portate in casa e raccontiamo cosa ci si può fare con queste anche quando non sono ancora completamente ammezzite. In genere le nespole si adoperano per fare delle composte utilizzandole insieme alle neline selvatiche, ma noi vogliamo dare una informazione per una ricetta un po' stravagante ma molto interessante. Quindi un contorno che noi adopereremo per una carne rossa e in certe occasioni anche per un formaggio abbucciato, o meglio un formaggio che ormai è abbastanza stagionato. Quindi nespole dell'autunno, formaggio della primavera. Le operazioni sono praticamente queste: si prendono le nespole, si nettano di queste ornamentazioni che hanno, le mettiamo in un tegame, ancora un'altra nespola e via discorrendo, e su questo tegame ci andiamo a mettere del vino bianco che è stato mescolato insieme ad un miele, possibilmente un miele di castagno. Facendo questa operazione, cioè sciogliendo il miele con il vino, si mette sopra i nostri frutti in cottura e si aggiungono ancora altre sostanze aromatiche, per esempio la cannella, che spezzetteremo grossolanamente sopra il nostro tegame, e poi anche delle fettine sottili di zenzero, che, avendo quel pizzicolino caratteristico, darà sicuramente a questo frutto un sapore particolare. Oltre questo,
noi dobbiamo adoperare un bel pizzico di sale, perché, ripetiamo, è un contorno e quindi è praticamente un piatto salato. Sul fuoco lo facciamo cuocere una decina di minuti, dopodiché le nostre nespole da contorno si presentano in questo modo. Le prendiamo con la pinza dello gnomo e queste, insieme a un formaggio abbucciato o insieme a una carne lessa, sicuramente sono un contorno molto interessante e anche molto appetitoso. Quindi nespole di contorno, nespole dei nostri boschi, disponibili come ultimissimo frutto dell'estate.